Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Breaking news, l'ultimo decreto del governo intima ai cittadini di non uscire, di non fare nuove amicizie, di non fare l'amore, di non pensare. Dovete solo obbedire e avere paura. Benvenuta a una nuova puntata, abbiamo ospite il cantante, l'artista Francesco Beyor. E a questo punto la prima domanda è forse un pochino la più semplice. Se dovessi descrivere a chi ci ascolta, chi è Francesco? Beh, allora intanto ciao Pietro e ciao a tutti i telespettatori. Allora, non è facile questa domanda, perché autoanalizzarsi è sempre una delle cose più complesse. Però, per sommi capi, allora, io sono intanto come persona una persona molto semplice, pane pane vino al vino, come si diceva una volta. E questo si riflette anche come cantautore. Quindi, a parte qualche rarissimo caso in cui mi sono state commissionate delle canzoni, scrivo sempre quello che sento dentro, quello, come si suol dire, no? Arriva l'emozione, arriva la scintilla, uno la segue e scrive ciò che sente. Quindi molto, molto spontaneo nella scrittura, sia di testo sia di musica. E a parte questo, sono un bambino degli anni 70, nel senso che sono degli anni 70, ma sono rimasto dentro pieno di speranze e di sogni, senza guardare troppo all'anagrafe. A parte, vabbè, certe cose che non si possono più fare, come per gareggiare per le Olimpiadi, per fare una battuta. E quindi una persona come tante che ha una passione per la musica e per la scrittura a livello di canzoni. A questo punto parliamo intanto dell'ultimo lavoro. E perché non guardi tutto? Beh, allora, intanto vuole essere una provocazione e non tanto un'offesa ovviamente alla stampa. Però, diciamo, questo titolo e questa canzone sono nate nel periodo della strage di Erba in provincia di Como, quando ci fu quella strage terribile in cui fu sterminata una famiglia intera. E la sera dopo una giornalista di una rete nazionale chiese al nonno del bambino assassinato cosa stesse provando. E questo povero, povero signore anziano la guardò con una faccia che era tutto un programma. Io ero a cena e questa cosa mi disturbò molto. È ovvio che una persona qui è appena stata assassinata, un caro, cosa vuoi che stia provando? E mi alzai da tavola, andai nell'altra stanza e scrissi questo blues, mi venne proprio di getto, questo blues che dice un po' a livello di protesta, con una specie di urlo di protesta proprio, non guardo il TG. L'ho lasciato in un cassetto, è rimasto in un cassetto a dormire per alcuni anni. E alla fine di questi due anni così brutti, ma anche così strani, pieni di chiari e di scuri, di detto non detto, in cui fra le varie categorie che non hanno brillato c'è stata anche la stampa, e per stampa mi riferisco alla stragrande maggioranza della stampa nazionale, allora mi sono detto facciamo uscire questa provocazione, però condendola con un arrangiamento allegro. Abbiamo visto effettivamente spazi tra tanti generi, in questo caso parliamo di blues, jazz, ma c'è anche un po' di rock, c'è un po' di melodico. E passare dall'uno all'altro è indifferente, questo. Non bisogna catalogare sempre la stessa nello stesso modo. Allora, questa qui è una domanda che mi è stata fatta altre volte e so che, io dico purtroppo, nella musica e anche nell'arte è una strada che viene seguita. Allora, è chiaro che qualora arrivasse un produttore che volesse fare un disco, ci vuole una certa coerenza, nel senso che non si può spiazzare troppo. Io appartengo più che altro a una categoria pop, rock, blues. Questo qui è la mia radice. Però ogni tanto, in base a come mi sento, se sono allegro, se sono arrabbiato, se sono triste, può saltare fuori altro. È uscito fuori un brano ballabile, è uscita fuori un'Ave Maria, a volte è uscito fuori anche un brano che non conoscete, che è un brano demenziale, che ho scritto quando ero un po' alticcio. Quindi io credo che si debba sì tenere una coerenza quando si parla di dischi,
però è anche giusto che chi conosce, chi vuole conoscere questo artista, debba sapere che cosa è in grado di fare. Cioè ci vuole sempre un minimo di libertà, un angolino di libertà ci vuole sempre. Il mio canale YouTube è una sorta di vetrina, quindi nella mia vetrina io espongo quello che voglio per far vedere al cliente, chiamiamolo così, la merce che posso produrre, usando dei termini commerciali da mercante. Anche perché uno deve sapere che io posso scrivere in un certo modo per me, ma anche in un altro modo per altre persone. Poi è chiaro, in caso di dischi con casa discografica e tutto, un pochettino più di coerenza sono d'accordo anch'io. Però sempre con un angolino di libertà per l'artista, altrimenti chi ascolta non capisce chi sei. La tua carriera l'hai iniziata al primo singolo, uscito nel 2002, abbiamo visto, ma nel 2011 è uscito per ora l'unico album che hai fatto, dove abbiamo apprezzato l'odore del caffè e tanti piccoli brani che sono un po' più rilassanti, o comunque quella serenità nel tuo cantare che effettivamente ti è piaciuto molto. Beh sì, Marinai della Notte è stato l'unico album che ho registrato, diciamo così, e quell'album è stato registrato con un concetto non tanto da disco quanto da provino. Anche quello è un album che mostra a eventuali esperti di musica, produttori, manager e quant'altro, varie cose che posso fare. Quindi c'è un brano latinoamericano, un brano rock abbastanza tirato, del pop rock, c'è una canzone in dialetto romagnolo che, diciamo così, può essere catalogata lontanamente nel blues, c'è una canzone che è rock ma anche musica sinfonica. Quindi quello lì è un pochettino, come dire, questo qui è un pochettino ciò che posso fare, sia per me stesso ma anche per altri. E sì, è stato un disco molto piacevole, soprattutto da registrare, con due musicisti molto tranquilli, con cui c'è grande sintonia, molto tranquilli e molto professionali, e quindi è stato rilassante, appagante e bello lavorare per 4 mesi su quel disco. E tornando nell'ultimo disco, la copertina che c'è presente, ci sei tu con questo cappello, probabilmente per coprire la forza chioma che hai, ma soprattutto in quella posizione da pugile. Quando nasce questa idea di questa copertina e perché questa idea? Allora, la copertina rimarca un pochettino la provocazione. La copertina si rifà un po' al video in cui non stavo coprendo la folta chioma che ho, ma stavo scimmiottando con una bombetta James Bond, in cui nel video io praticamente con una bellissima Bond girl vado a caccia dell'ultima arma di distruzione di massa del pianeta, che non spoiler che cos'è, un telespettatore va sul mio canale e se la guarda, così si diverte anche di più, e io distruggo quest'arma di distruzione di massa per poi godermi alla fine tutte le scene finali di tutti i James Bond che sono usciti nei cinema fino adesso. Ovviamente è una scimmiottatura, io sono una caricatura di James Bond, ma consapevole di esserlo, e quindi ho trovato questa bombetta, questo abito scuro, un po' da agente segreto. Il pugno che do deriva un pochettino dalla mia pratica di arti marziali, ma ha un senso anche nel pezzo. La provocazione è nel titolo, ma la provocazione vuole anche essere nella copertina. Il pugno non vuole essere un pugno, ma una sorta di sveglia, almeno nella mia intenzione. Nella creazione dei tuoi brani nascono prima le parole, nasce prima la musica, oppure nascono insieme? Solitamente nasce prima la musica. Non sempre, ma 9 volte su 10 nasce prima la musica. Solamente in un caso sono nate prima le parole e quasi mai assieme. Solitamente c'è qualcosa, io prendo la chitarra, ho bisogno di prendere la chitarra, diciamo così, perché la realtà è quella, esce con fatica o meno, dipende dall'ispirazione, una melodia musicale che io registro sul telefonino e da lì a qualche giorno o a qualche ora, dipende, escono anche le parole. È qualcosa che è già maturato dentro di me senza che io lo sappia, diciamo così. È più facile inserire le parole in un testo o è più facile toglierle per rendere il testo molto sintetico ma anche più efficace?
Beh, allora, a me è una cosa che viene abbastanza naturale. Sicuramente se uno deve andare a limare è difficile, soprattutto quando vai a lavorare per altri artisti, perché devi cercare prima di tutto di capire la sensibilità e l'animo di quest'artista, cioè cosa esattamente vuole. Quindi non è solamente una questione di messaggio, ma anche di stile. E quindi io credo che limare, togliere, come dici tu, sia un pochino più difficile. E intanto, qual è l'emozione suonare dal vivo quando si apre la quarta platea e davanti a un pubblico inizialmente è in silenzio perché ti guarda, accetta la tua emozione e poi si comincia a emozionare e partecipa e tu che ricevi quella onda che loro ti mandano, qual è la tua sensazione, le tue emozioni in realtà? Beh, allora, io l'emozione dei concerti di solito l'ho sempre capita il giorno dopo, vado a spiegare. Sul momento l'adrenalina è alta, l'adrenalina è molto alta, quindi c'è una sorta di sintonia con questo, diciamo così, una sintonia di animi, una sintonia di cervelli, una sintonia di emozione. Questo ti carica a tal punto, è talmente forte, che il giorno dopo, quando finisce tutto, c'è un crollo di adrenalina vero e proprio, come un po' accade a certi atleti dopo le performance sportive. Quindi l'emozione è assolutamente tanta. Infatti, per un artista il live è fondamentale. E invece l'emozione che quando scendi al palco ti avvicina la gente ti vorrebbe fare delle domande oppure ti fanno delle domande e a volte hanno paura di farti domanda perché sono emozionati o ti chiedono autografo. Qual è la tua sensazione, la tua reazione in quel momento in cui te li trovi davanti in questo caso? Beh, allora, io ho un ricordo bellissimo di un concerto che ho fatto nell'Agordino, quindi in Veneto, una decina di anni fa. Lì ero stato invitato per una causa di beneficenza, una causa benefica, e la gente era particolarmente, cosa che non accade sempre, soprattutto quando non sei famoso, quando non sei un big, la gente era particolarmente attenta. In quell'occasione vendetti decine di CD, ovviamente i numeri rispetto ai grandi sono ridicoli, ma per i piccoli trovare gente interessata che ti dà dei soldi, che compra le tue cose, che ti chiede l'autografo, è veramente, non è così scontato. E quindi lì mi riempirono veramente di domande e soprattutto le domande di alcuni bambini, quindi l'innocenza è sempre spiazzante. E una bambina mi chiese: perché hai cominciato a suonare la chitarra e non il pianoforte? Tu cosa gli rispondi? Gli rispondi perché, diciamo così, mi piace di più la chitarra. E lei ti chiese perché? Quindi gli dissi perché ho conosciuto prima la chitarra, quindi ti barcameni. Questo per dire cosa? Per dire che quando ti trovi davanti alle persone, ti trovi davanti a un mondo che non conosci. Ogni persona ha una sua sensibilità. E a volte può essere difficile anche davanti a domande semplici, un po' per l'emozione e un po' perché ognuno le prova a modo suo, però è molto bello. I bambini mi chiedono sempre questo. E Esatto. poi è un po' difficile rispondere che il chitarrista riesce a toccare e il pianista non tocca. Questi vediamo, non so se siano veri oppure no. La tradizione musicale vuole che Dicono questo sì, dicono di sì, dicono di sì. I tastieristi vanno un po' meglio. sia. Il Dei cantante pianisti. ai tastieristi. Poi c'è una tradizione che si vuole che il pianista, no, con questi tanti pianisti, però la domanda più spontanea è quella, ma lei suona la pianola? Perché il pianista, volgarmente, popolarmente, è colui che suona la pianola. Sì. In realtà non sanno che la pianola era quella della Buontempi, era destinata ai bambini, poi Esatto. finiva lì. E Lo so. a questo punto, prima cosa, dal 2011-2012 sei stato inizialmente attivo. Poi hai avuto un momento di pausa, mi pare di aver capito. Per poi riprendere il 2021-2022 con il nuovo singolo. Com'è questo Allora, momento di pausa? beh, il momento di pausa è dovuto al fatto delle scarsissime occasioni.
scarsissime occasioni, soprattutto a livello di live, soprattutto per chi desidera fare sentire le proprie cose. Allora, in Italia, non so negli altri paesi, non so negli Stati Uniti o in altri paesi, però in Italia è veramente raro trovare un locale che abbia voglia di ascoltare musica inedita. Ti chiedono 9 volte su 10 di fare delle cover band e di cantare in inglese. Io ho un esempio di un locale della zona di Ravenna, vicino alla quale ho vissuto per tanti anni, che davanti alla richiesta di suonare dal vivo non volle neanche sentire il provino. Noi cantavamo in italiano, quindi non ci vollero. E purtroppo il nostro paese è pieno di, diciamo così, di persone così, è brutto da dire, ma... E quindi, diciamo, mi ero un po' stancato. Ho continuato a cantare, soprattutto invitato come ospite, e poi dopo nel 2020 invece è arrivata questa idea di cambiare radicalmente comunicazione, passando dai vecchi sistemi, quindi andare a suonare il campanello, ai social. Sembra un'ovvietà per un ragazzo giovane, ma per uno della mia generazione, che è un po' un dinosauro in queste cose, invece è stato grazie a conoscenza di 2 registi molto giovani, pieni di iniziative, esperti di social, che mi hanno introdotto in questo nuovo mondo, possiamo dire. E quindi da lì è rinato tutto, perché ho ritrovato un senso, ho trovato un modo per comunicare, per farmi conoscere. E sono contento di aver fatto questo passo, assolutamente. E a questo punto ritornerei 2012 e ti dico solo un nome, TIC. Sì. Allora, ho avuto il piacere di conoscere Sitch nel periodo natalizio del 2010. Abbiamo mangiato insieme perché, diciamo, mia moglie ha un'azienda che è stato uno degli sponsor di Marco. Soprattutto l'ho aiutato molto nel periodo della 125, quando, diciamo così, faceva fatica, anche perché era molto alto e anche abbastanza robusto per essere un pilota. E quindi quel motorino, fra virgolette motorino, perché vanno velocissimi, però faceva fatica a gestire i suoi chili e la sua altezza. E così questo rapporto ha fatto sì che nel 2010 abbia pranzato con lui, con suo padre Paolo, con mia moglie, i miei suoceri e mio cognato. E fu divertentissimo, perché effettivamente era nel privato esattamente come appariva. E alla fine del pranzo ci esibimmo in una piccola gara di barzellette, che vinse lui di 1 o 2 barzellette più o meno. Quindi fu una bellissima esperienza. E diciamo, essere davanti alla televisione quel giorno del 2011 e vedere quella disgrazia, sinceramente una disgrazia è sempre una disgrazia, ma in quel modo, andando così piano e poi coinvolgendo anche il suo amico Valentino, mi colpì molto. E nel giro di, dopo qualche giorno, 5-6 giorni, mi venne questa melodia Correndo nel cielo. Ho dedicato a lui, sinceramente nella copertina non si capisce, è dedicata a lui, a Kato e a Tomizawa, perché la cosa che mi colpì è che tutti e 3 i piloti avevano qualcosa a che fare con la Romagna. Marco era romagnolo, Kato viveva in Romagna e Tomizawa è morto in Romagna. E questo mi fece riflettere, lo dedicai a tutti e 3. E a questo punto, mentre tu hai detto i social, il mondo dei social, che chiaramente è un mondo diverso, Spotify, YouTube, ma i talent a livello di fanno crescere i giovani, oppure li mettono lì per poi lasciarli andare dopo già 2 o 3 anni, 2 anni, li abbandonano, o fanno effettivamente sono utili? Guarda, io in questo caso ti posso dare una mia opinione, quindi non è un fatto, è solo un'opinione, anche dovuta a vari interventi che ho sentito fare a Red Ronnie, che invece è un esperto del settore. Io credo che noi, soprattutto un ragazzo giovane, sia come una pianta. Bisogna avere pazienza prima che cresca. Bisogna capire che è una pianta di valore, questo sì, ma poi bisogna prendersene cura e avere pazienza. Chi vuole i frutti subito ha dei frutti cattivi, 9,9 volte su 10. Questo cosa intendo dire? Prendono questi ragazzi, li mettono su un palco meraviglioso, alcuni hanno fatto gavetta, altri no, sono giovanissimi e gli fanno vedere un mondo meraviglioso, e poi dopo alla fine però stringi, è un po' come hai detto tu,
Cioè, io ho sentito Red Ronnie parlare di cose tipo che devi andare a cantare dove dicono loro, senza guadagnare un centesimo per 5 anni, e dopo 5 anni, se ancora la gente ti apprezza, cominci a poter mettere nel disco qualche brano tuo, avere qualche punto di SIAE e avere qualche soldino. Con i tempi di oggi, il 99% fallisce e la gente va dallo psicologo. Questo è quello che io penso. Invece apprezzo molto di più i metodi vecchi. Con pazienza tu capivi un talento, lo facevi crescere, lo mettevi fuori piano piano e alla fine ti diventava Dalla, Baglioni, De André, Battisti, eccetera, eccetera. Questo è quello che penso io, però ribadisco, non voglio offendere nessuno, è una mia opinione. Quindi è un mondo particolare questo, i ragazzi devono crescere, non siamo tutti con una bella voce, anche perché noi abbiamo notato anche nel mondo del doppiaggio, non esiste la bella voce, ma esiste la voce adeguata al film, cioè caso al personaggio, in questo caso al tuo genere musica. Non posso interpretare un Ed Sheeran se ho il mio stile di musica. Io suono le mie canzoni, quindi Certo. non è più facile, non è tanto difficile capirlo. E a questo, allora, progetti futuri, si parte, c'è qualcosa dal vivo poi? Sì, il 20 agosto ho un concerto in un paesino nelle Marche che si chiama Monte Cerignone e ho a breve un colloquio con un impresario musicale per cominciare una collaborazione. Questo per quanto riguarda dal vivo. Per quanto riguarda invece dischi veri e propri, quindi i vecchi LP, c'è qualcosa in ballo, ma per l'estate prossima del 2023. E invece per quanto riguarda singoli e video, stiamo già lavorando per fare un nuovo singolo e un nuovo video per l'inverno 2022. Quindi più o meno dovrebbe uscire verso il periodo natalizio. E poi sto scrivendo, sto migliorandomi tecnicamente con la chitarra e tutto quello che serve, insomma, per poter proseguire. Prima di salutarti, a questo punto ti la pongo io una domanda. Perché la chitarra? Allora, è una cosa abbastanza buffa. I miei genitori cercarono di farmi fare violino quando avevo 6 anni e io, ero uno sportivo, non avevo proprio una mezza voglia di stare con la mano tutta storta così. A 22 anni ho visto, non so, adesso non so lì da voi, ma da noi venivano spesso delle bancarelle di commercianti che venivano dall'est Europa dopo il crollo del muro. E vidi questa chitarra, che guardandola oggi era una chitarra di compensato con le corde di metallo proprio brutta, però in quel momento mi colpì tantissimo. La pagai 10.000 lire, me la portai a casa e da lì è cominciato il mio primo approccio di studio alla chitarra. Quindi cosa aveva quella chitarra di particolare? Non te lo so dire. Però mi colpì quella chitarra lì abbandonata in mezzo ai binocoli, c'erano binocoli, c'erano effigie al di là del muro, c'era un po' di tutto e quella chitarra lì in mezzo che mi colpì e me la comprai e da lì è cominciato questo amore per la chitarra. Effettivamente io, essendo un po' blues, un po' rock, è anche abbastanza normale pensandoci col senno di poi. Però questo è quello che è successo. C'è qualche artista a cui ti ha fatto crescere anche artisticamente o ti fa crescere ancora, che ti porti dietro? Allora, io ho ascoltato un po' tutto il cantautorato italiano. Vengo da lì, di fatto, sono partito con Guccini, Baglioni, Nomadi, Lucio Dalla. Diciamo che sono tutti molto bravi in modo diverso, ognuno col suo stile. Diciamo che a livello di personaggio, se dovessi ispirarmi a un personaggio come uomo, diciamo nella musica, non tanto come uomo nella famiglia, un personaggio che mi ha sempre affascinato era Johnny Cash, e gli ho anche dedicato una canzone, a lui e a sua moglie June Carter. Un personaggio un po' ruvido, sincero, di poche parole, che fa un po' quello che gli pare, ecco, quello che gli pare sempre con sale in zucca. A parte un inizio di carriera un po' turbolento con Elvis Presley e Jerry Lewis. Però quel personaggio lì, molto reale, molto sincero, molto schietto, mi è sempre piaciuto. E invece chitarristi? Chi sono? Beh, chitarristi che mi piace tantissimo, Michael Landau e
e Steve Burns a livello di chitarristi che suonano in Italia, diciamo che suonano anche musica italiana, e mi è sempre piaciuto tanto anche Dodi Battaglia dei Pooh, che diciamo noi lo conosciamo per i Pooh, ma ha fatto anche dei dischi solisti come Da Solo, che è bellissimo, ha suonato in certe parti di dischi di Vasco, quindi un chitarrista molto completo. Allora, intanto ciao Pietro, ciao a tutti i telespettatori, e io sono Francesco Beyer, vi saluto e vi tengo informati attraverso le mie pagine social Instagram e Facebook, e se volete vedere le mie novità video sul mio canale YouTube Francesco Beyer Official e per l'ascolto su Spotify. E io vi saluto e vi abbraccio e vi auguro una buona estate a tutti. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Breaking news, l'ultimo decreto del governo intima ai cittadini di non uscire, di non fare nuove amicizie, di non fare l'amore, di non pensare. Dovete solo obbedire e avere paura.